Torna alla vittoria l'Atletico senza Morrone dopo un periodo culminato con due pareggi, la sconfitta di San Biase e la partita data persa a tavolino contro la Brugine di Cosenza. Un 5-0 al Cassano che non ammetterebbe discussioni, se non che gli ospiti hanno un po' protestato per il rigore del 2-0, una mancata concessione di un rigore a loro favore e poi anche per un'espulsione, ma alla fin fine sosteniamo che un 5-0 possa dare adito a poche recriminazioni da parte dei giocatori e della dirigenza del Cassano. Passata subito in vantaggio dopo 3 minuti con Crispino, Atleti Morrone ha controllato la partita, poi c'è stato il rigore un po' contestato alla 30esima che Cordua ha trasformato per il 2-0. Alla fine del primo tempo quindi poi c'è stata anche la mancata concessione del rigore a favore del Cassano, ma nella ripresa altre gol, specie quando poi la squadra ionica è rimasta in 10 uomini per l'espulsione di Bonparola. Al 18esimo ha segnato ancora Maio, al 22esimo Cordua di nuovo per la sua doppietta e ha chiuso sul 5-0 al 31esimo Piromallo per la squadra di casa, che torna, come dicevamo, al successo e si pone ancora all'inseguimento del San Biase, che essendo stato sconfitto ha dato la possibilità alla squadra di Cosenza di poter ancora alimentare qualche speranza di raggiungere il primo posto. Sarà difficile, però certamente lotteranno i cosentini per mantenere quantomeno il secondo posto.